questo flusso ci consente di lavorare su dei T-base scansionati, perciò è un ibrido tra la cementata ed la gestione implantare. Mi spiego meglio. Useremo questa ricostruzione quando non possediamo le librerie virtuali di una casa implantare, ma abbiamo un link fisico da incollaggio che scansioneremo e useremo per disegnarci una margin line. Nella seconda parte invece il sistema interpreta il foro scansionato del T-base e ci porta nella fase di gestione del foro. Sceglieremo avvitata occlusale sul T-base per il 14 e 16, e pontic, come elemento cassetta intermedio sul 15. Andiamo a definire le margin line. 14, 16. Definiamo l'inserzione, in questo caso in selezione ottimale per ogni T-base. Procediamo con ponte regolare. Definiamo l'interno del nostro ponte. Ci viene mostrato in anteprima e andiamo a gestire il profilo di emergenza. Per il 14. Per il 16. E li possiamo andare a modificare. Passo successivo. Strumenti di modellazione sempre attivi, intersezioni con la gengiva. Per quanto riguarda la cassetta, aree di taglio, pontic. Andiamo a selezionare l'area alla quale voglio rimuovere le intersezioni, quindi taglia intersezioni pontic. Ci mostrerà come effettua il taglio. Passo successivo, gestione del foro. In automatico viene visualizzato un'anteprima. Possiamo andare a gestire il canale angolato. Prendendoci la responsabilità, come ci mostra questo messaggio. Selezionando inclinato, se ne abbiamo la necessità. Procediamo con dei connettori su anatomiche. Possiamo andare a spostarli uno alla volta o tutti insieme. Passo successivo possiamo andare a gestire l'area. Ci verrà mostrata un'anteprima. Avremo la possibilità di andare sempre a modellarlo. Abbiamo così concluso questa nuova ricostruzione su T-base. I passaggi sono analoghi qualora si volesse ricostruire un abutment.